Bene, formazione ovviamente in campo, gentili telespettatori, ovviamente parliamo di rinascita Netine Aquila Galatina per il secondo tempo di questo match relativo alla quarta giornata del campionato di promozione Girone D che si anticipa a oggi sabato 1 ottobre, 0-0 ovviamente il parziale, se volete equilibrato, leggera predominanza in termini di gioco offensivo delle Aquile Galatine che comunque tra virgolette peccano in zona gol. Intanto arrivate il gioco e pallone alla formazione di casa i cui colori sociali, lo ricordo, sono giallo e rossi. Oggi però intervenuto a Granata, attenzione a questo lancio immediato per Abdoulaye, Abdoulaye che entra in aria e solo davanti al portiere Abdoulaye si fa parare il tiro ravvicinato dal pronto però intervento in uscita di Modica. Resta con la formazione biancorossa, ma c'è questo recupero operato da Valvo. Valvo cerca di disimpegnare, si trascina la palla fuori, ecco accordata la rimessa laterale o il fallo, vediamo un po' cosa decide l'arbitro, che ricordo il signor Luigi Scicolone dalla sezione arbitrale di Caltanissetta. Semplice rimessa laterale in attacco, si va a portare sul punto di battuta Iannizzotto, che dunque si è invertito la posizione dopo aver iniziato prima a sinistra con Bartoluccio a destra, adesso esattamente al contrario e c'è l'anticipo su Abdoulaye in corner, calcio d'angolo numero 2 a favore delle Aquile Galatine contro l'1 finora battuto dalla rinascita Netina, e come sempre si va a portare sulla lunetta d'angolo Ottavio Nicotra. Gran movimento dei 16 metri avversari, parte il destro di Nicotra sul secondo palo, la testa di un difensore a mettere fuori è stata quella di Incatasciato, la palla però è raccolta da Bartoluccio che carica il destro che viene ribattuto in quel caso, anzi vittoria dalla schiena dell'avversario, tenta adesso la ripartenza veloce della formazione di casa, a destra con il giovanissimo Bellavita, Bellavita mette in mezzo a beneficio di Coccola, Coccola verticalizza in mezzo a sua volta dove trova però la precisa interdizione di Nigro, apertura a sinistra per Vittoria, che cerca di innescare adesso lo scatto di Abdoulaye in posizione alla sinistra, Abdoulaye porta la palla velocemente verso l'altra quarta avversaria, cerca di convergere, va a recuperare però su di lui molto bene il difensore toscano che tocca all'indietro per Modica che rilancia verso la metà campo dove ferma il pallone molto bene Nicotra che adesso aziona l'inserimento di Alini, Alini cerca e trova Amadou, quindi ancora Alini, Ottavio Nicotra che si inserisce nell'azione, apertura destra per il tutto solo Iannizzotto, Iannizzotto può calibrare il traversone che effettua in questo momento sul secondo palo, viene scalcato dal pallone, la palla però è raccolta da Vittoria, Vittoria che entra in aria, Vittoria cerca il varco per la battuta, la mette fuori la palla a beneficio di Nicotra, quindi riparte l'azione offensiva delle Aquile Galatine con commendatore, c'è spazio a destra ed ecco che riceve palla Iannizzotto che adesso cerca di convergere al centro, tentativo di cross, il rimpallo che fuorisce ancora commendatore ai 16 metri, mantiene possesso la palla il numero 8 biancorosso, tenta il tiro ribattuto da un difensore e sbriglia in qualche modo la difesa, una situazione difficoltosa che poi però viene fermata in primo momento da Iannizzotto poi da Bartoluccio che tenta un rilancio che viene però fermato da Toscano, riparte l'azione dunque dalla formazione netina, fermata la palla molto bene da Bartoluccio che innesca a sinistra il tutto solo Vittoria, Vittoria punta l'avversario, non riesce però a superarlo, ottima la chiusura di Incatasciato, dunque riconquista palla la formazione netina, ecco il servizio che raggiunge Fusca, Fusca che adesso innesca a sinistra lo scatto di Valvo, Valvo è rincorso e fermato in qualche modo da Amadou in collaborazione di Alini, ottima la giocata di Alini ma quando raccoglie palla Amadou aveva questa autotraversata della linea laterale, c'è rimessa a favore della formazione netina. Si va a portare sul punto di battuta il numero 3 Valvo, indirizza il pallone su Bellavita, anzi scusate, sul giocatore Raeli, batte ribatti con Di Giarratana corpo a corpo con commendatore che riesce a interdire bene e poi Bartoluccio che rilancia verso la metà campo, il pallone sfila, in qualche modo viene raccolto da Alini, tackle scivolato ai suoi danni, è recuperato da Iannizzotto che da Tergo viene spinto e messo a terra dall'attaccante Raeli, fischia l'arbitro, punizione biancorossa già battuta da Wally, Nicotra di prima su Iannizzotto, ancora Nicotra subito attaccato da Raeli, mantiene possesso la palla, favorito dal rimpallo Nicotra e poi sbriglia disimpegnando su Bartoluccio, verticalizzazione a sinistra, c'è spazio per Vittoria che raggiunge il pallone, lo ferma, punta l'avversario, serie di finte, cerca di accentrarsi, ancora Vittoria, parte l'apertura a sinistra, a destra, non raggiunge il pallone Amadou, ma attenzione il ripallo che favorisce Ossava per farlo se non altro Vittoria, che ha però commesso fallo sull'avversario, così dice l'arbitro che resta il gioco e comanda il calcio di punizione per la formazione in casacca granata.
4 primi, 36 secondi di gioco nel corso di questo secondo tempo, sempre 0-0 tra Rinascita Anetina e Aquile Calatine. È l'estremo difensore Modica che si incarica della battuta di questo piazzato, calciando verso la tre quarti avversaria nella zona di Coccola. Rimpallo che però favorisce Commendatore, che lancia a destra, corpo a corpo tra Amadou e l'avversario. Ha la meglio il numero 7 biancorosso, ottiene la sua giocata, va in triple, saltati due avversari, ancora Amadou, si invola verso la linea di fondo, viene rincorso in qualche modo, bloccato da Vessa. Ottima la giocata difensiva del numero 5 Granata, e riconquista palla dunque la formazione di casa. Toscano che ha messo in movimento Fusca. Fusca subisce il fallo di Rini, interviene l'arbitro e comanda punizione a favore della Rinascita Anetina. Ma da sottolineare la straordinaria azione di Amadou, che in dribbling ha fatto fuori tre avversari. Adesso arriva qualche gocciolina d'acqua. Intanto Valvo la gioca su Bellavita, fermato in mezzo a due avversari, Nicotra, rincorso in maniera veemente da Fusca, mantiene possesso la palla Nicotra, la cede su Alini, il lancio è buono su Amadou, anzi Abdoulaye. Abdoulaye cerca di convergere, serie di finte, ottima la sua giocata, entra in area Abdoulaye che carica il destro, battuta violentissima di poco alta sulla porta di difesa di Modica. Buona la giocata, ottimo direi anche il tiro stavolta di Amadou, che ha, di Abdoulaye, pardon, che ha tirato con la convinzione che finora non l'ha contraddistinto. Da lodare dunque. La palla riconquistata da Amadou, va in dribbling, salta un avversario, entra in aria, parte il cross a mezza altezza, si accartoccia e blocca con sicurezza Modica. Troppo profondo purtroppo per i calatini questo passaggio. Ha fatto bene le cose a metà, dunque Amadou che ha rubato palla, ha crossato ma in maniera troppo profonda. Ma attenzione a questo lancio effettuato da Cassiba, pericoloso per l'aggancio perentorio, e poi ci mette una pezza Nigro che appoggia su Wally, il cui disimpegno mette in movimento Bartoluccio, quindi Alini. Azione di contrattacco dunque pericolosa della Rinascita Anetina, Alina ancora possesso palla, rallenta l'azione, serve il vicino Nicotra, quindi ecco Commendatore preso un attimino in controtempo, ma riesce comunque a toccare a beneficio di Vittoria. C'è spazio a sinistra per l'inserimento di Iannizzotto, Iannizzotto porta palla verso la tre quarti avversaria, parte il cross, gli mette diciamo così l'esterno piede il giocatore incatasciato che devia, anzi si trattava di Toscano che ha messo la palla fuori, rimessa già effettuata a beneficio della corrente Commendatore, Commendatore si allunga troppo la palla, ma il rimpallo fuorisce Nicotra, quindi servito Abdoulaye che cerca di stoppare e girarsi ma viene ancora una volta fermato. Impatta bene il pallone a centrocampo Bartoluccio, riconquista palla alla formazione biancorossa. Wally smista a sinistra, beneficio di Iannizzotto, resta dunque in pressione offensiva la formazione delle Aquile Calatine con questo pallone che raggiunge Commendatore in posizione alla sinistra, il passaggio e lo scambio con Vittoria, quindi Nicotra che viene però anticipato, ripartenza veloce adesso l'attenzione della Anetina con il numero 7 Giaratana, Giaratana porta palla sulla tre quarti avversaria, il verticale non passa, viene fermato molto bene dall'esperto Nigro. Nigro adesso con calma osserva la disposizione dei propri compagni avanti e mette in movimento Iannizzotto, aperta il suo esterno destro per lo scatto di Vittoria che salta il portiere, la porta è sguarnita, si porta però troppo sul fondo Vittoria, il cross in mezzo, la palla stoppata da Abdoulaye, Abdoulaye cerca di girarsi, finisce a terra e c'è, attenzione, calcio di rigore, calcio di rigore e fallo dunque quello subito da Abdoulaye che induce il direttore di gara a fischiare la massima punizione con la conseguente estrazione del cartellino giallo ai danni, se non erro, di Valvo, ma Valvo, attenzione, era stato ammonito evidentemente, però ecco, Valvo è stato ammonito. Evidentemente prima non è stato lui il giocatore ammonito nel corso del primo tempo che io avevo segnato sul taccuino, evidentemente si trattava di Vessa e non di Valvo. Ad ogni buon conto in questa circostanza l'arbitro ha ammonito il numero 3 della formazione di casa, Valvo, mentre le Aquile Calatine hanno la ghiottissima opportunità di portarsi in vantaggio grazie a questa massima punizione. Dagli 11 metri va Ottavio Nicotra. Hanno a lungo protestato ovviamente i giocatori della formazione di casa nei confronti del direttore di gara,
ma è comunque finito rovinosamente a terra l'attaccante numero 9 dell'Aquile Calatina, Abdullahi, e senza esitare l'arbitro ha indicato il dischetto dagli 11 metri. Tutto pronto. Nicotra contro Modica. Il fischio dell'arbitro. Il destro di Nicotra e la palla in gol. Aquile Calatina in vantaggio. Gol su calcio di rigore realizzato da Ottavio Nicotra. Tutto questo al decimo della ripresa. Attenzione, ecco che quello ad essere stato ammonito nel corso del primo tempo, come avevo detto, è stato il giocatore toscano che adesso per protesta è stato ammonito una seconda volta e dunque espulso. Protestano adesso anche altri giocatori della formazione netina, con in testa Capitan Modica nei confronti del direttore di gara. Molto nervoso toscano, adesso abbandona il rettangolo di gioco dopo l'espulsione, ribadiamo, per somma di ammonizioni. Dunque momento importante del match, quando siamo giunti quasi all'undicesimo della ripresa, dopo aver subito la marcatura su calcio di rigore realizzato, lo ricordo, da Ottavio Nicotra. Adesso la formazione della Rinascita Netina si ritrova in 10 uomini per l'espulsione combinata ai danni del difensore esterno destro toscano. Protesta ancora Capitan Modica nei confronti del signor Sciccolone, che ricordo è l'arbitro dell'incontro. Il cielo intanto si fa sempre più grigio qui sul terreno di gioco del comunale di Notto, con nuvoloni incombenti che minacciano pioggia, mentre vediamo che mister Tringali corre ai ripari, quindi modifica qualcosa nel proprio assetto tattico, è pronto a fare il suo ingresso in campo con la casacca numero 14 Gallo, che verosimilmente prende il posto di un centrocampista, mi pare sia uscito Fusca, ma sarò più certo più avanti. Quindi evidentemente Tringali manda in campo un difensore al posto di un centrocampista e si riprende a giocare, gioco che nel frattempo è rimasto fermo quasi 2 minuti. Intanto al palleggio dalle retrovie Vessa appoggia su Cocola, Cocola attaccato da Madù, raddoppio di marcatura danni di Cocola, la palla che carambola fuori, è ritenuto falloso l'intervento di Amadou dal direttore di gara che comanda il calcio di punizione fuori della Netina, mentre vediamo le vivaci proteste del numero 3 Valvo. Punizione battuta corta, Valvo che adesso innesca il neo entrato Gallo. Gallo è attaccato, disimpegna bene su Cassiba. Cassiba verticalizza per questo intervento di Giaratana, ancora Cassiba si porta a vedere tre quarti, viene fermato da Madù, ma c'è il fallo di Nicotra, dice l'arbitro. Nuovamente fermato il gioco per segnare il calcio di punizione a favore delle Aquile Calatine, della Rinascita Netina. Attenzione, intanto a questa palla pericolosa in aria per Giaratana. E attenzione, calcio di rigore. Un altro calcio di rigore, stavolta a favore della Rinascita Netina. A finire a terra è stato Giaratana. Non ho visto bene chi ha commesso il fallo, credo si tratti di Bartoluccio. Si è portato il pallone largo a destra il numero 7 Giaratana, è stato sicuramente toccato da Bartoluccio, ma non so dirvi se in maniera fallosa o meno. Fatto sta che l'arbitro, anche stavolta senza esitare, ha indicato il dischetto dagli 11 metri. Dunque la formazione di casa, la Rinascita Netina, fruisce anch'essa della massima punizione che gli può consentire di riequilibrare le sorti di questo incontro, mentre comincia a piovere. Dunque calcio di rigore e il giocatore, se non erro, Raeli dal dischetto il suo sinistro, la palla in gol. Anzi, scusate, si è trattato del giocatore con la casacca numero 10 Cocola. Dunque, gentili telespettatori, quando si gioca esattamente il 14° della ripresa, la Rinascita Netina riequilibra le sorti dell'incontro. Al gol vantaggio su calcio di rigore realizzato da Nicotra, risponde ancora su calcio di rigore il numero 10 Cocola, che dunque
pareggio ai conti. Danzo Amadou smista il pallone a sinistra per il vicio di Vittoria. Vittoria attaccato da Gallo, mentre questa palla appunto l'avversario va in velocità, si porta al limite, ancora Vittoria, palla sul destro poi sul sinistro, lo va a fermare in un secondo momento Gallo, ottima la sua azione interditiva, rincorso adesso da Vittoria, Gallo si allarga sulla corsia di destra, mantiene la palla in campo, buona la sua giocata, Giarratana attaccato da Nicotra, mentre questa la palla, parte il suo lancio, fermato da Bartoluccio che si rifugia in fallo laterale. Si è vivacità data adesso la partita dopo il doppio gol su calcio di rigore e la espulsione, ricordo, combinata ai danni di Toscano. Dunque Netinea che sta giocando in 10 uomini, che adesso insiste con questa palla servita sul destro di Gallo, che trova la direzione dell'avversario e guadagna calcio d'angolo. Secondo corner a favore della formazione di casa. Due a due il conto dei corner fino a questo momento. Dalla lunetta è pronto l'autore del gol pareggio, il numero 10 Coccola. Movimento come sempre in queste situazioni nei 16 metri delle Aquile Calatine. Parte il sinistro sul primo palo, la palla che viene fermata in qualche modo da Amadou che l'allontana. La palla è raccolta ancora da Coccola, parte il controcross sul primo palo, si accartoccia e blocca con estrema sicurezza Colley. Rimette in gioco il giovane portiere calatino, il pallone a beneficio di Bartoluccio, ma è tutta arretrata la formazione biancorossa, attende un attimino che i propri compagni prendano posizione in campo. Ecco Nigro, attaccato da Raeli, resiste alla sua carica, mantiene il possesso della palla, buono il palleggio di Nigro che poi subisce il fallo, fischia l'arbitro, c'è punizione per i biancorossi, già battuta, ma da una posizione errata dice l'arbitro, che fa per la terza volta correggere il punto da dove battere il piazzato, mentre vediamo che mister Buoncompagni sta per effettuare una sua prima sostituzione, è pronto con la casacca numero 16 Parisi a fare il suo ingresso in campo. Vediamo anche Tringali sta per effettuare un'altra sostituzione, è pronto con la casacca numero 13 Parisi, manco a dirlo della rinascita netina. Dunque esce Amadou, entra Mario Parisi per le Aquile Calatine. E poi entra l'altro Parisi, quello della rinascita netina, al posto, dovrebbe essere, non vedo il numero che porta sulla maglia, ma dovrebbe essere il numero 3, appunto Valvo, così è infatti. È meglio forse prendere la mantellina perché qui il tempo minaccia pioggia. Attenzione al contropiede pericoloso della netina con Giarratana che cerca di convergere in mezzo, esce e blocca ancora con sicurezza Colley. Reclamano per un eventuale contatto tra Wally e Giarratana, ma l'arbitro ha lasciato proseguire. Intanto Bartoluccio rilancia verso la parte avversaria. Con un attimino di ritardo si alza la bandierina dell'assistenza a segnalare la posizione di offside di Vittoria. Nulla di fatto, sfuma questo controattacco veloce delle Aquile Calatine. Con il gioco che riprende quel calcio di punizione a favore dei padroni di casa. Intanto il colpo di testa in disimpegno di Wally che aziona Parisi. Resta in attacco la formazione in casacca granata. Il lancio pericoloso in aria, troppo profondo, lo attende il pallone Colley e lo fa suo. Lo ha già rimesso in gioco a beneficio del tutto solo Iannizzotto sulla corsia di sinistra. Sbaglia la misura del passaggio, viene intercettato da Gallo. Poi l'intervento di un centrocampista, pallone rilanciato verso la traversa avversaria dove lo controlla in qualche modo Bartoluccio. Poi Colley che aziona Alini, quindi Parisi, la triangolazione fra i due. Però fermata molto bene da Coccola, resta in proiezione offensiva dunque la squadra di casa che si è letteralmente rinvigorita sul piano psicologico dopo aver raggiunto il pareggio su calcio di rigore realizzato da Coccola. Intanto gioco fermo,
piazzato a favore dei netini nella piena tre quarti di campo delle Aquile Gratine. Sul punto di battuta si va a portare il numero 10 Cocola, vicino a lui c'è anche Cassiba. Ma lascia l'incarico al numero 10 Cassiba, due uomini in barriera, siamo a circa 30 metri dalla porta di difesa da Colley. Il sinistro di Cocola, c'è stata una leggera deviazione che fa dunque prendere una traiettoria insidiosa alla palla che sfiora la traversa della porta difesa da Colley, che comunque sembrava esserci. Dunque deviazione e terzo calcio d'angolo a favore della rinascita netina. Battuto corto da Cocola, beneficio di Bellavita. Bellavita si corda per il cross, lo finta, palla servita su Cocola, fermato il pallone per un attimo da Nicotra, in seconda battuta ancora Nicotra che subisce il fallo dell'avversario. L'arbitro è ben appostato e comanda il calcio di punizione a favore delle Aquile Gratine. La ripartenza di Mario Parisi, fermato bene da Vessa. Per questa palla dunque la formazione di casa con Cassiba. Gallo, apertura a destra, c'è spazio per Giaratana, adesso attaccato da Commendatore, apertura per lo scatto tentato se non altro da Raeli, troppo profondo il passaggio, la palla si spegne a fondo campo. Wally, ecco Bartoluccio, cerca di innescare Abdullahi, anticipato molto bene il colpo di testa di Cassiba che da Tergo subisce fallo, e c'è calcio di punizione a favore della formazione di casa. Ricordiamo 21 minuti di gioco nel corso di questo secondo tempo, rinascita netina 1, Aquile Gratine 1, entrambi i gol su calcio di rigore, prima le Aquile con Nicotra, 3 minuti dopo al 14esimo il pareggio di Cocola. Intanto la testa di Raeli tra le braccia di Colley, il pallone, Iannizzotto cerca di servire vittoria, di prima buona la giocata a beneficio di Commendatore, Commendatore cerca di convergere ma soffre il ritorno dall'avversario che lo ferma però in maniera fallosa, dice l'arbitro che fischia e segna punizione per le Aquile Gratine. Dopo in buona sostanza il primo quarto d'ora dove abbiamo visto questo tra virgolette piccolo gioco pirotecnico dei due calci di rigore, dell'espulsione combinata ai danni di un giocatore della rinascita netina, il ritmo adesso del gioco sembra essersi un attimino placato. Intanto Nicotra sul punto di battuta di questo piazzato di piatto destro lo calcia a beneficio di Bartoluccio. Bartoluccio osserva a disposizione dei propri compagni, parte il suo lancio nella zona di Abdullahi, stop a seguire, viene fermato ancora, finisce a terra, l'arbitro dice che è tutto regolare e la palla viene facilmente raccolta da Modica. Quindi il capitano nonché estremo difensore della netina che rilancia lungo verso la metà campo, stop tentato da Alini, pallone però riconquistato da Cocola che subisce il fallo di Alini e c'è calcio di punizione per i padroni di casa. Lo stesso Cocola rimane sul punto di battuta, lancia nella zona centrale di Raeli che ferma il pallone, spara alla porta, viene attaccato da Nigro, mantiene possesso la palla, poi subisce il fallo del difensore centrale Calatino ed ecco com'è andata la punizione per i locali. Ventitresimo intanto, siamo a metà esatta della seconda frazione, 1-1 il parziale. Punizione da distanza sicuramente importante, circa 35 metri dalla porta difesa da Colley, sul punto di battuta ci sono diversi giocatori, fra i quali il solito Cocola. Quattro giocatori vanno a formare la barriera. Vediamo anche Cassiba, vediamo chi tra i due calcerà verso la porta difesa da Colley. Parte il sinistro di Cocola con palla indirizzata bene sull'incrocio dei pali e dunque smanacciata in corner da Colley che ovviamente non ha rischiato la presa. Terzo calcio d'angolo a favore della rinascita netina, che resta in zona d'attacco. Dalla lunetta il solito Cocola.
parte il suo traversone a centro aria, non tocca nessuno il pallone, poi fuori viene raccolto dal difensore centrale Vessa, batte ribatti, alla fine subisce il fallo vittoria, c'è punizione per i biancorossi, già battuto da Parisi, lo scambio con Nicotra, ancora Parisi, porta palla, cerca di convergere verso il centro, non ci sono compagni, presi in controtempo, la palla è facilmente riconquistata dai difensori della Rinascita, Netina, quindi Coccola attaccato da Nicotra, raddoppio di Alini, ancora Bellavita, riesce a servire Cassiba, verticalizzazione, la testa in anticipo di Wally, commentatore apre a sinistra, c'è spazio per vittoria, ferma il pallone, attende i rinforzi, parte il suo lancio, lo scatto di Abdoulaye, troppo profondo, non ci arriva, sembrava non esserci arrivato Modica, ma poi si ritrova il pallone tra le mani. La ripartenza della formazione netina, a destra tentata da Gallo, che trova questa deviazione in out, rimessa in attacco per i padroni di casa. Si va a portare sul punto di battuta il neoentrato Parisi della netina. Lancio nella zona di Giarratana, batte ribatte, respinge la difesa, quindi la palla è messa a terra con eleganza da Lini, attaccato da Gallo, che è veramente molto dinamico nel pressing alto. Adesso c'è un piccolo contatto tra Gallo e Nicotra e quindi la punizione è stata battuta a beneficio di Bartoluccio, che osserva l'esposizione dei propri compagni, prima di lanciare la palla, la fa l'apertura verticale per lo scatto di Abdoulaye, la palla che per commentatore, a tu per tu, prodigiosa e provvidenziale l'uscita veloce di Modica che salva la situazione e poi assegna punizione l'arbitro alla Rinascita Netira per un fallo, credo in attacco, commesso dallo stesso commentatore, quindi gioco pericoloso ritenuto quello di commentatore ai danni di Modica. Punizione è stata battuta. Il lancio però risulta essere impreciso, quello credo effettuato da incatasciato, c'è rimessa a favore dei biancorossi, si va a portare sul punto di battuta Bartoluccio. Tarda prima di effettuare la rimessa in gioco il numero 2 delle Aquile Calatine, mentre si accende un piccolo battibecco tra Lini e un altro giocatore. Si sta un attimino innervosendo il match in questa finale di frazione. Intanto Parisi spara la porta, viene fermato, recupera palla per i biancorossi Nicotra, Wally, pressing alto adesso dei netini, Nigro smista a sinistra a beneficio di Annizzotto, c'è spazio per il numero 3 biancorosso che porta palla, la cede su Vittoria, Vittoria come sempre cerca adesso di convergere, lo attacca subito Gallo, va in dribbling, salta un avversario, ma il secondo rimpallo che favorisce Abdoulaye, 20 metri Abdoulaye, serie di finte, ancora Vittoria, non c'è intesa fra i due attaccanti calatini. E poi però si è alzata la bandierina a segnalare, credo, la posizione di offside del numero 11 biancorosso ed ecco dunque come è andata la punizione a favore della netina. Nulla di fatto. I minuti adesso sono quasi 28 nel corso di questo secondo tempo, vi ricordo il parziale, gentili telespettatori, 1-1 tra Rinascita Netina e Aquile Calatine. Entrambi i gol in questa ripresa su calcio di rigore, intanto la palla ben palleggiata da Cassiba, riesce a smistare indietro su Vessa, retropassaggio che mette in movimento l'altro difensore centrale, si tratta di incatasciato che porta palla, parte il suo lancio a sinistra per il tutto solo Coccolo che soppa con eleganza, mette a terra il pallone, lo serve per la corrente, Bellavita, corpo a corpo con Bartoluccio che la meglio. Ecco il difensore numero 2 delle Aquile Calatine, difendere la rimessa al fondo, anzi no, poi passa palla su Parisi e quindi Nicotra, verticalizzazione immediata che mette in movimento Alini. Alini innesca bene Parisi, ha un varco, lo può sfruttare in velocità, ancora Parisi, cerca di convergere, ancora Parisi, la doppia demarcatura, fermato però molto bene in maniera anche regolare da Vessa che comunque fa carambolare la palla fuori, c'è rimessa in attacco per i biancorossi. Con calma adesso si va a portare sul punto di battuta Alini. Rimette su Parisi, Parisi arresta il pallone, spara la porta, viene fermato da Coccola e poi il fallo da Tergo commesso da Parisi per la punizione accordata ai padroni di casa. 29esimo, mentre vediamo che è pronta un'altra sostituzione tra le fila della Rinascita Netina,
ha smesso il Fratino, un giocatore che ha fatto prima riscaldamento. Vediamo anche che mister Buoncompagni sta per effettuare un'altra sostituzione. Attenzione intanto a questo forcing offensivo del Budlulai, che ha messo un attimino in difficoltà Modica, che comunque è riuscita a disimpegnare. Attenzione intanto il lancio da quest'altra parte, uno contro uno con il solito Raeli, corpo a corpo con Nigro, mantiene possesso palla il numero 9, parte il suo destro pericoloso a un metro sulla destra della porta difesa da Colley. Azione comunque senz'altro pericolosa, portata avanti dal poderoso attaccante in casacca granata Raeli. Intanto sostituzione, pronto con la casacca numero 13 Tripi, dunque, che fa il suo esordio in campionato tra le fila dei biancorossi e prende il posto del numero 11 Vittoria. Tutto questo alla mezz'ora esatta della ripresa. Vittoria, che rispetto alla precedente esibizione ha sicuramente giocato una buona partita ed è stato anche autore di un tiro pericoloso nel corso del primo tempo, un interno collo destro dai 20 metri che è finito di poco alto. Quindi piccolo stravolgimento tattico, si va a collocare come esterno basso a destra Tripi, che tocca il suo primo pallone però in maniera impresisa, servendo volontariamente un avversario, si tratta di Coccola che ha scambiato con un compagno, si porta verso la tre quarti, Coccola cerca di innescare i propri, poi disimpegna Wally, a centrocampo è ben appostato Vessa, mette in movimento il numero 4 Cassiba, Cassiba in verticale, colpo di testa a liberare bene di Wally, la palla nella zona di Nigro che innesca a sinistra Giannizzotto, che ferma il pallone, subito attaccato, difende per il numero 3 Biancorosso, lo fa molto bene, servendo come dato, ma sbaglia il controllo come datore, la palla è dunque recuperata da Cassiba che ha azionato un proprio compagno e quindi il solito Coccola a imbastire quest'altra manovra dei Granata. Bella vita, ottima la tricolazione con compagno, Bella vita guadagna metri importanti verso altre quattro avversari, si porta 20 metri, rimpallo che lo favorisce ancora, ancora Bella vita che riesce a innescare Raeli corpo a corpo con Bartoluccio, il destro, la palla in gol, gran gol di Raeli e rinascita Netina che passa in vantaggio. Strepitosa azione offensiva del duo Bella Vita Raeli, poderosa l'azione dell'attaccante numero 9 della Rinascita Netina che dopo aver scambiato col compagno poderosamente è entrato in aria, ha fatto fuori dunque con la sua forza fisica il suo diretto avversario nella circostanza Bartoluccio e da posizione leggermente decentrata caricato il destro, gran collo pieno destro che si è insaccato alla destra di Colley, assolutamente incolpevole nella circostanza. E dunque al 32esimo di questa ripresa, gentili telespettatori, la formazione in casacca granata ribalta la situazione dopo essere passata sotto grazie al rigore prima trasformato da Nicotra, adesso il gol del 2-1 ribadisco ad opera di Raeli. Intanto c'è questa apertura a destra nella zona di Parisi che tocca il pallone ma involontariamente serve un avversario, tenta adesso la ripartenza della formazione di casa con il solito Bella Vita che viene attaccato da Tergo da Parisi raddoppia la marcatura molto bene, Wally che gli estrae il pallone, lo serve su Nicotra cerca la ripartenza ma Tergo viene toccato, messo a terra, l'arbitro fischia e segna punizione per i biancorossi che hanno meno di un quarto d'ora per tentare di riequilibrare le sorti dell'incontro. Tribi lancia nella zona di Abdullahi, anticipato molto bene da Incatasciato, poi alza questo campanile il neo entrato Parisi con palla scaraventata direttamente in fallo laterale. È pronto per la rimessa in gioco Mario Parisi, indirizza su Alini, lo scambio 3-2, Parisi ancora su Alini, non c'è intesa. E riconquista palla la Rinascita Netina che tenta la ripartenza veloce, la palla sporcata in qualche modo da Tribi, poi il netto fallo sul commendatore, cartellino in mano del direttore di gara che credo va a ammonire il poderoso attaccante Raeli, punizione intanto battuta, però l'arbitro deve prima annotare sul proprio taccuino questa ammonizione. E il terzo giocatore della formazione netina che finisce sul taccuino dell'arbitro, due volte vi era finito infatti Toscano che poi è stato espulso. Intanto la punizione battuta da Bartoluccio a destra dove c'è Alini che stoppa il pallone, lo mette a terra, si sovrappone a Giannizzotto ma Alini converge, ancora Alini fra due avversari, cerca di servire un compagno, non c'è intesa, la palla è recuperata da Giarratana che rilancia verso la metà campo. Tribi in anticipo di testa, indirizza nella zona di commendatore, retropassaggio che innesca l'azione di Wally. Quindi ancora Tribi.
Tripi su commendatore, poi il fallo su Alini che finisce a terra rovinosamente, mentre vediamo è pronto, ha già dismesso il fratino con la casacca numero 17 il giocatore Cimino. Quindi mister Buoncompagni sta per mandare in campo un altro attaccante, vediamo al posto di chi, anche perché in realtà in questo momento di ruolo attaccante ce n'è uno solo che è Abdullahi. Il gioco, vediamo che però è a terra dolorante anche un altro giocatore della rinascita nettina, si tratta del numero 7 Giarratana. Viene richiamata l'attenzione dell'arbitro che però non si avvede del fatto che c'è un altro giocatore a terra. Mentre vediamo che si è rialzato Alini, sia pure dolorante. Vedremo al posto di chi entrerà il giocatore Cimino. Scorrono intanto i minuti, 35 e mezzo nel corso di questo secondo tempo, ribadiamo il parziale, il nuovo parziale che va sicuramente aggiornato, Rinascita Nettina 2, Aquile Calatine 1. Il gol vittoria fino a questo momento lo ha realizzato l'attaccante Raeli, in gol al 32esimo. Si rialza intanto Giarratana, vediamo se nel frattempo il direttore di gara farà effettuare la sostituzione. Claudicante esce dal rettangolo di gioco, Giarratana che sembra proprio non essere nelle condizioni di poter riprendere la posizione in campo, così che sarà necessaria un'altra sostituzione, ma l'arbitro non la consente. Quindi vediamo un po' che succede. La punizione intanto battuta da Nicotra, bassa, facile preda dei difensori. La palla però è ancora preda di Nicotra che la serve bene su Iannizzotto. Iannizzotto in posizione alla destra, cerca di convergere. Il cross immediato di Bartoluccio, scavalca Abdullahi, la palla dall'altra parte viene rincorsa e recuperata da Parisi che la allontana, quindi di fatto allontanando la minaccia che era stata portata ai 16 metri avversari dalle Aquile Calatine. Palla riconquistata da Wally che mette in movimento Nicotra. Nicotra ancora a sinistra nella zona di Parisi che fa la sponda bene sul giocatore nigro, quindi Nicotra. Ricordiamo che le Aquile sono 11 contro 10. Il servizio buono per Parisi, Parisi al limite dell'aria, cerca di convergere, non trova il varco per la battuta, carambola rovinosamente a terra il giocatore delle Aquile Calatine, ma l'arbitro ha lasciato proseguire il gioco, quindi non ravvisando gli estremi per eventualmente un altro rigore. Ma a farsi male è stato anche un altro giocatore della Nettina, lo stesso che è impattato contro Mario Parisi. Nel frattempo il pallone è stato facilmente recuperato dall'estremo difensore Modica. Gioco che rimane nuovamente fermo, ci sarà un bel po' da recuperare in questo finale di match, considerate le numerose interruzioni e anche un po' tutte le sostituzioni che sono state effettuate. Intanto è pronto con la casacca numero 17 Cimino a fare il suo ingresso in campo ed è Alini a lasciare il rettangolo di gioco. Tutto questo al 38esimo, mentre pronto anche con la casacca numero 18 Runza della Rinascita Nettina, e vediamo chi sta uscendo, ma credo che esca il giocatore Giarratana che è entrato in campo ma ancora si accascia a terra dolorante. Vedremo se riuscirà il signor Sciccolone, arbitro dell'incontro, a fare recuperare tutto questo tempo che si sta perdendo, comunque durante il quale il gioco rimane fermo. Il
Quindi si era fatto male prima il giocatore Gallo, che adesso è nella condizione di poter rientrare in campo, mentre Claudicante credo debba essere necessariamente sostituito il numero 7 Giaratana, che ha provato dopo lo scontro che lo aveva visto protagonista prima con Bartoluccio, ed è pronto, ribadiamo, con la casacca numero 18 Runza. Quindi Lemme con il tempo necessario lascia il rettangolo di gioco il numero 7 Giaratana e prende il suo posto Runza. Sicuramente il gioco in questo secondo tempo è rimasto fermo per questa interruzione almeno 4 minuti, che sommati ai 2,5 delle sostituzioni fanno 6,5. Vedremo un po' quanto recupererà il signor Sciccolone. Intanto da palla in due il direttore di gare, ma sportivamente non vanno sul pallone i biancorossi, lasciando la palla all'estremo difensore avversario. Modic. Che rilancia lungo adesso verso la tre quarti avversaria, nella zona del solito Raeli, sbaglia però lo stop l'attaccante numero 9, palla fuori. Trippi rimette in gioco nella zona di Bartoluccio, tocca il suo primo pallone Cimino, il palleggio, poi lo scontro tra Iannizzotto e Bellavita, gioco pericoloso del terzino biancorosso e punizione assegnata a favore della Rinascita Netina. Punizione battuta dal difensore centrale Vessa, il solito Coccola per Cassiba, Coccola lancia in una zona dove non ci sono compagni, la palla è facilmente recuperata da Wally che innesca a sinistra Nigro. Ecco servito Mario Parisi, Nigro, tentativo di cambio di gioco, riuscito su Iannizzotto, si fa vedere Bartoluccio. Iannizzotto nella zona di Abdullahi, tenta di controllare, vi riesce molto bene Abdullahi e serve Nicotra che cambia gioco per tutto solo Nigro, di prima a innescare Parisi che entra solo in aria, pette la palla in mezzo e sotto misura, palla in gol di Abdullahi, il pareggio delle Aquile Calatine, trama geometrica precisa biancorossi che ha visto protagonista Nigro, dunque il passaggio per Parisi, la palla messa in mezzo e sotto misura, sotto porta, Abdullahi stavolta non ha sbagliato. E quando siamo giunti al 42esimo, le Aquile Calatine riequilibrano le sorti dell'incontro. Ribadiamo il nuovo parziale qui dal comunale di Noto. Rinascita Netina 2, Aquile Calatine 2, il gol di Abdullahi. Ricordiamo che i biancorossi sono 11 contro 10. Nicotra riconquista la palla a centrocampo, la porta avanti, la sinistra a sinistra ancora per Nigro che si improvvisa dunque centrocampista giunto in questo scorcio finale di match, approfittando appunto della superiorità numerica. Ha perso però palla Nigro e nella circostanza il passaggio preciso che adesso raggiunge Coccola. Coccola è attaccato Iannizzotto, serie di finte del numero 10 Granata, ancora Coccola, apertura a destra fermata da Wally, dunque Nicotra. C'è spazio adesso a destra per Bartoluccio, servito invece corto Iannizzotto che porta la palla verso la tre quarti avversaria. Ecco che serve a sua volta Bartoluccio, parte il traversone sotto misura, la palla recuperata da Cimino che è quasi a colpo sicuro, sbaglia la mira e manda sul fondo, un metro alto sulla porta di Modica, occasionissima sulla palla, sul sinistro di Cimino con palla alta. Tutto questo al 43esimo minuto e mezzo. Si è divorato, se volete, per certi aspetti il gol vantaggio Cimino. Intanto la palla centrocampo fermata da Nicotra che mette in movimento Iannizzotto. Iannizzotto viene subito braccato, perde il pallone, riconquista dunque il... Attenzione alla palla pericolosa filtrante al limite, fermata molto bene da una perentoria uscita di Colley. Quindi Trippi, Iannizzotto,
pressing alto adesso della Netina. Serviso raggiunge Bartoluccio, ma controlla questi la palla quando aveva oltrepassato la linea laterale, c'è rimessa a favore dei giocatori di casa. Pronto Vessa per la rimessa laterale che vedo in questo momento nella zona del solito Raeli, scavalcato dal pallone, commette pure fallo l'attaccante numero 9, l'arbitro ferma il gioco e assegna punizione per i biancorossi, che adesso cercano di affrettare le operazioni di gioco perché vedono la possibilità di far proprio l'intero match, anche se ormai è rimasto proprio uno scampolo di partita. Sta per scoccare il 90esimo e vedremo quanto l'arbitro assegnerà di recupero. Intanto Nigro a sinistra ancora per Mario Parisi, che effettua il traversone al limite. La palla sfiorata da Abdullahi, riesce in qualche modo a raggiungere il giocatore, il tiro, palla e gol! Gol! Ha segnato Bartoluccio e proprio al 90esimo le Aquile Gratine si portano in vantaggio, ribaltando la situazione. Dopo essere passati sotto di 2-1, ci hanno creduto proprio al 90esimo nella classica delle più classiche zone Cesarini e fanno centro col terzino destro Bartoluccio. 5 minuti. Mentre il collega Sanbene mi segnala quanto a sua volta ha segnalato di recupero il direttore di gara, ovvero 5 minuti. Si giocherà fino al 95esimo. Dunque al 45esimo della ripresa, gol, ribadiamo, di Bartoluccio. Su questo traversone da destra, da sinistra, ricordo, effettuato da Mario Parisi, la palla che è stata sfiorata da Abdullahi è giunta a destra per il perentorio inserimento in area del pronto Bartoluccio, che ha fatto partire un violentissimo piattone destro che dunque non ha lasciato scampo all'estremo difensore Modica. Si riprende a giocare. Coccola, attaccato da Abdullahi. In maniera falosa, dice l'arbitro, che ferma il gioco e comanda punizione per la formazione in casacca granata. Punizione già battuta a sinistra a beneficio del difensore centrale Vessa. Vessa porta palla adesso verso la tre quarti avversaria, serve per il vicino numero 4 Cassiba. Cassiba verticalizza nella zona di Bellavita. Bellavita indietro con la sponda su Gallo, la palla è fermata da Nigro, quindi Wally con calma adesso allarga il gioco a sinistra dove c'è Cimino. Il lancio ha raggiunto appunto Parisi, che lancia lunghissimo in avanti, deve toccare coi piedi fuori dall'area di rigore l'estremo difensore Modica, lo fa molto bene nella veste di libero, chiamando in causa Vessa. Riconquista dunque palla la formazione della rinascita Netina, innescato Coccola a centrocampo, favorito da una serie di rimpallo, ancora Coccola al palleggio, ottimo alla sua giocata, poi riesce in qualche modo a servire Gallo. Gallo che guadagna metri importanti verso la tre quarti avversaria, è attaccato adesso dal giocatore Parisi che si rifugia in fallo laterale. 46 primi, 45 secondi di gioco, ancora 3 minuti abbondanti da giocare. La rimessa intanto effettuata, Coccola recupera il pallone, lo serve ancora per il numero 4 Cassiba, che carica il destro dei 30 metri, respinge Wally, la palla intercettata da Cimino, ci sono gli estremi per un contropiede, la palla è servita a destra per Abdullahi, cascata velocissimo, in posizione ideale, guarda lo schieramento dei propri compagni, ma c'è solo Cimino, parte il tiro cross, avendo visto un attimino fuori dai pali Modica, ma sbaglia completamente la misura della sua battuta. Dunque rimessa al fondo, già effettuata con estrema rapidità da Madurica, che ha messo in movimento a destra, ma la palla viene intercettata da Cimino, che poi viene toccato falosamente e messo a terra. L'arbitro è pochi metri e assegna calcio di punizione a favore delle Aquile Gratine, mentre estrae il cartellino giallo per ammonire appunto il giocatore Parisi della formazione di casa. È rimasto però a terra dolorante il numero 17 Cimino delle Aquile Gratine, che non si rialza, necessita dunque l'intervento dei sanitari, chiamiamoli così, in forza alla panchina biancorossa delle Aquile Calatine, che ricordiamo hanno realizzato il gol del 3-2, dunque del ribaltamento di fronte, esattamente al 90esimo con Bartoluccio. Scocca intanto il 48esimo. Sono già trascorsi 3 dei 5 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara. Si rialza intanto Cimino. Dunque dovrebbe riprendere la sua posizione in campo. Il gioco riprende con la punizione a favore delle Aquile Calatine. C'è Nigro sul punto di battuta, commendatore Nigro, quindi Parisi. Parisi posizionato alla sinistra e attaccato dall'altro Parisi, mentre possesso la palla si porta verso la bandierina d'angolo.
poi si trascina la palla fuori, l'ultimo tocco del biancorosso, c'è dunque, anzi no, a toccare è stato il difensore della Netina ed ecco accordato il calcio d'angolo, terzo calcio d'angolo a favore delle Aquile Calatina. Sul punto di battuta Nigro che tocca corta ancora per Parisi che perde il pallone e poi commette fallo il giocatore calatino, punizione già battuta, palla, anzi no, punizione che viene battuta adesso, lunga verso la linea centrale alla testa di Wally che indirizza nella zona di Cimino, ottimo il tocco di Cimino che riesce a innescare l'azione di Abdulainzi, lo stesso Cimino rimane in possesso di palla, si allarga a destra e riceve Iannizzotto, Iannizzotto attende il pallone, tentativo di cross ribattuto in fallo laterale, rimpallo che però per ultimo ha visto la deviazione di Iannizzotto, la rimessa è di colore granata, già effettuata dal giocatore Parisi. Parisi ha scambiato bene con Cassiba, Cassiba lancia lunga sulla sinistra per lo scatto di Raeli, Raeli si impegna per mettere la palla in campo, di fatto non vi riesce il poderoso attaccante numero 9 della Netina e c'è rimessa biancorossa, è pronto già sul punto di battuta Tripi. Scocca in questo momento il 50esimo, già i 5 minuti di recupero sono trascorsi. Vediamo quanto l'arbitro ancora farà recuperare la palla intanto intercettata da Iannizzotto, assapora dunque il gusto della prima vittoria alla formazione biancorossa di mister Buoncompagni. La palla è rilanciata lunghissima, cerca di incunearsi Cimino fra due avversari, ma commette fallo l'attaccante numero 17 che adesso credo verrà pure ammonito, vediamo un po', si porta vicino all'attaccante, c'è cartellino giallo infatti per Cimino, ammonito dall'arbitro. Già 30 secondi oltre i 5 di recupero, già 5 minuti e mezzo, la palla a centrocampo toccata da Cassiba, il tocco di petto buono di commentatore, ma c'è però il fallo prima commesso da Iannizzotto, aveva un attimino lasciato proseguire per la norma del vantaggio l'arbitro, vantaggio che di fatto non si è concretizzato e adesso concede questa ultima opportunità alla formazione di casa su calcio piazzato dalla lunga distanza, siamo a circa 40 metri dalla porta di difesa da Colley ed è questa infatti l'ultima opportunità per gli uomini di mister Tringali. Quindi ultima trepidazione per la retroguardia biancorossa, parte il traversone in area ad arma forte, c'è anche il portiere, attenzione ci pensa Bartoluccio e arriva il triplice fischio del signor Scicolone. Dunque conquistano gli uomini di mister Buoncompagni la loro prima vittoria stagionale, lo fanno qui su questo straordinario terreno di gioco che è quello del comunale di Noto, vincendo alla fine di un match molto tirato soprattutto in questo secondo tempo e di fatto le 5 marcature si sono registrate nell'arco della ripresa, il gol vittoria finale è arrivato al 90esimo e lo ha realizzato Bartoluccio, ma velocemente l'ordine da marcature è aperte all'11esimo su calcio di rigore appunto dal Nicotra, quindi il pareggio ancora su calcio di rigore realizzato da Cocola, il gol vantaggio momentaneo della formazione di casa arrivava al 32esimo, lo realizzava in maniera molto bella, dobbiamo sottolineare l'attaccante numero 9 Raeli e poi il pareggio di Abdulai servito sotto misura da un traversone dalla sinistra effettuato da Mario Parisi e poi il gol vittoria come detto al 90esimo su questo inserimento perentorio in aria dalla destra effettuato da Bartoluccio che non ha lasciato scampo all'avversario estremo difensore con un violentissimo piatto destro. Dunque ribadiamo qui dal comunale di Noto che ricordo è stato intitolato alla memoria di appunto Giovanni Palatucci, questo militare, questo credo se non mi ricordo male carabiniere protagonista di una serie di interventi eroici nel corso della Seconda Guerra Mondiale. E da un impianto sicuramente che è uno dei fiori all'occhiello se volete di questo campionato di promozione Girone D. Possiamo concludere dunque con le immagini con cui abbiamo aperto questa telecronaca, ovvero quelle che ci hanno fatto vedere la straordinaria bellezza architettonica rappresentata dalla cattedrale di San Nicolò che è uno dei come dire, fiori all'occhiello del Val di Noto. Non per nulla ci troviamo appunto in una città patrimonio dell'UNESCO che è appunto Noto. Ribadiamo il finale qui dal comunale di Noto, Aquile Calatine 3, Rinascita Netina 2, la linea può tornare allo studio.